Signore e signori, bentornati qui oggi sotto il cielo di Como. Sì, signore e signori, grazie a Fast and Up e Como Woman, con un ospite speciale, anzi unica, perché, signore e signori, sì, la prima ragazza a sfidarmi, ma non è una ragazza qualunque, perché, signore e signori, abbiamo il capitano del Como femminile, nonché, signore e signori, Giulia Rizzon, ragazza storica qui. Ciao a tutti. Piacere, piacere. Piacere, Giulia. Ragnar, raccontaci un po' di te. Racconto di me, è semplice, è una storia che inizia da quando ero piccolissima, a 5 anni inizio a giocare a calcio, da lì ho fatto un percorso all'inizio con i maschi perché non c'erano squadre femminili. Arrivo poi al Mozzanica, dove intraprendo un percorso, inizio subito a giocare in Serie A da quando avevo 13-14 anni. Il Mozzanica lascia il percorso al femminile, quindi decido di ripartire dalla Serie C a Como con il presidente Verga. Sei partita proprio dagli albori, cioè sì, in giro, esatto. indietro. Esatto, okay. Quindi poi eccomi qua in Serie A. Ragazzi, cioè il Como femminile è in Serie A e lei è partita dalla Serie C, cioè ovviamente è un pilastro storico, cioè se crolli tu crolla mezzo Como, no. Sei importante qua. Sì, diciamo. Diciamo che sono l'unica che ha iniziato e è rimasta dal percorso della Serie C arrivando fino alla A, e quindi sono orgoglioso ovviamente di rappresentare questi ottimo. Colori e mi trovo molto bene a Como. Ottimo, ottimo. Fa piacere, questa è una storia di riscatto praticamente, di costanza, di perseveranza. Quindi hai amato il calcio fin da subito e sei arrivato in Serie A. Com'è giocare in Serie A femminile? Com'è? Allora, diciamo che io ho preso una pausa dalla Serie A di 3 anni praticamente e l'ho ritrovata completamente cambiata. Quindi tante ragazze con più qualità, un ritmo sicuramente migliore, maggiore, più veloce e qualità anche aumentata. Quindi si è elevato tutto e in questi anni si è visto che il calcio femminile è cresciuto. Ottimo. Più all'estero, però anche l'Italia adesso sta intraprendendo un percorso di crescita e ovviamente a noi giocatrici ci fa piacere e si vede sicuramente già il miglioramento. Beh, nazionale, per quanto ne so, non eravate neanche male. Sicuramente meglio di quelli maschili. Sicuramente, cioè, sicuramente. Peggio non poteva andare, cioè, non può essere. Però no, sì, stiamo facendo bene. Adesso a luglio ci saranno i mondiali in Australia, oh, quindi okay. Speriamo di far bene. Quindi... Sostenete i mondiali, almeno abbiamo qualcuno che va ai mondiali, almeno quello. Signori, siccome è venuto giù il diluvio, ci siamo messi al coperto apposta per spiegarvi una cosa. Joe, ti sfido a Matchmaster. Per chi ancora non lo sapesse, Matchmasters è un gioco per smartphone, sia per iOS che per Android, in cui due giocatori competono per ottenere il punteggio maggiore, abbinando varie figure e forme nel modo corretto sul tabellone. Noi, siccome siamo io contro di te, ci sfideremo nella modalità 1v1. Ma siccome ti batterò e dovrai allenarti, ogni giorno ci sono diverse modalità che potrai provare. Tra l'altro, all'interno dell'applicazione di Matchmasters potrai e potrete partecipare ai dei veri e propri eventi in cui c'è la possibilità di vincere incredibili premi. Ragazzi, ora è il momento di vincere. Ti dico subito che spacco, sono potentissimo. Occhio, perché ogni volta che colleghiamo un buon numero di stelle blu possiamo sbloccare il booster del nostro avatar. E allora vai, tocca a me. Allora, qua parte già il primo turno. Guarda là questo per combinare, guarda che attivo. Sì, sì col trenino, sì col trenino. Vamos! Guarda quanti punti! Attenzione, il tempo passa! Round finale, turno dell'avversario. Scatenati. Per ora. Attenzione. È nice. E signori, si vince così! Perdiamo! Ah, ragazzi, voglio dirvi l'ultima cosa importante. All'interno del gioco c'è un pacchetto che si chiama pacchetto pignatta. E solamente attraverso il link in descrizione avrete la pignatta completamente gratuita, poiché di solito è soltanto a pagamento. Quindi, cosa aspettate? Sfruttate questa occasione, perché all'interno troverete un sacco di cose: un pacco con monete, dei booster fondamentali, adesivi, abiti e lucky spins. Link in descrizione o anche semplicemente da questo QR code. Mi raccomando, vi aspetto su Matchmasters. Andiamo al video. Cara Giulia, c'è la 50 rigori challenge, che è una challenge che appunto si tirano 50 rigori e devi classificarti più in alto possibile in questa super classifica fra ex calciatori, calciatori. Il minimo è sorride signori, il minimo è stato 25, sono in 3 a 25. Quanto vorresti fare? Tu sei rigorista innanzitutto. Allora, diciamo, lo sono stata, poi abbiamo avuto un po' di cambi, un po' per dare opportunità a degli attaccanti che si meritavano di cercare il primo gol. E comunque sì, io diciamo mi sono presa la responsabilità, avevo parlato col mister, ho detto se vuoi io la responsabilità me la prendo, ma non perché a personalità, sia una rigorista, ma perché penso sia giusto. Sono una delle più vecchie, sono il capitano, quindi è giusto che ci sono dei rigori magari decisivi che mi prendo la responsabilità di batterli. Signori, abbiamo davanti una persona con molta personalità, vedremo perché anche da questa parte c'è qualcosa, vedrai. Detto questo, quindi
pronostico, quanti ne vorresti fare? 35. Beh, signori, qua impegniamo subito. Beh, non è male, signori e signori, vedremo se sarò d'accordo. Detto questo, abbiamo anche una tribunale d'onore. La tribuna sconde Jay Pat, che anche lui è stato acquistato dopo il fallimento di Play to Give, la mancata qualificazione partita. Playoff. Ho l'ultima partita, ma oggi sono con due ospiti speciali, sto meglio io, mi sa, Greta e Miriam. Allora Ragnar, qua ti fiamo tutti per Giulia. Strano, ma di solito cambia qualcosa, vero? Quanti ne fa? Ah ok, pronostici ragazzi. Siete alte, eh? Allora, su 50, 40. 40, signori! Cosa, ma non 40, troppo! Sì, 40, io dico 45. Tutti i risultati altissimi, si potrebbe fare, signori. Assolutamente. Detto questo, bocca al lupo. Condoglianze. No! Signori! Ragnar, tutta Como! Seduto? Buono! Bene! Andiamo! Buono! Mamma mia, come stai? Ma è anche buttarsi dalla parte giusta! Mamma raga, butta! Ecco la sinistra! E adesso! E adesso! Con calma! Bello! Brava! Lo spiazzalo, guarda fino alla fine! Bello ancora! No! Questa volta centrale. Brava! Primo giro eccellente. Due errori non è male. Due errori non è male. Per puntare alto, due errori non è male. Ah, se me lo sì, dici però tu, parte col cucchiaio. Là sono scivolato che stavo. E ti dico di più, ti dico di più. Ti ha fatto un tiro d'esterno, tu non so se l'hai visto. È andata. Cioè, proprio ti ha detto, vabbè, te l'ho detto lì. Voleva darti un po' di fiducia. Ma è giusto così, è giusto così. Infatti, signori, solo l'esterno, signori, molte volte. Come dico sempre, però, obiettivi alti portano a maggior impegno la prossima volta. Devi riuscire a mantenere quella cosa lì. Quindi minimo due errori. Prima destini forti, donne forti. Io di solito parto al contrario, di solito parto lento e poi vado a crescere. Come avete visto la compagna? Beh, ma loro la conoscevano. La conosciamo. In forma. Ripensamenti su quanti ne farà di gol. Hai fatto tutti i gol quest'anno. Possiamo anche aumentare l'asticella. Attenzione. Due presi, il terzo respinta gol e uno sbagliato. Quindi non è una buona. L'ultimo cosa hai fatto? Se ne sbagliato. Sbagliato. L'ultimo rigore è sbagliato. Vabbè, contro la Juventus. Ma che vuol dire? Da punto di gol. C'era in porta. Ma di che anno sei? Io 93. 93, sì, signori. Lui è dell'anno zero, vedi, è glaciale. Detto questo, partiamo con la seconda, dai. Partiamo con la seconda. Oh, dai, non mollare. Forza, neanche tu, neanche tu. Non mollare, qui devo ancora iniziare. Bello. E ci arriva stavolta. E ci arriva stavolta. E qua parte con l'errore. Cioè, parte con il secondo errore. E attenzione, psicologicamente si sta iniziando. E ancora tre! No, e ancora tre! Testa, e ancora tre! Ancora quattro! 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 Attenzione, no! Cinque errori! Che cazzo fai? Signori! Deve reagire! E andiamo! E andiamo! Buttate i guanti! Adesso gli farò questa! Eccola là! Sotto psicologia! Giulia, dai, non mollare! Questa la sbaglia! No! Questa la sbaglia! Stai concentrata, per favore! Eccola là, ancora! 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 La risposta! È cambiato il volto del Como in questo momento! Come va, Giulia? Bene, dai! Questo è dolce l'acqua fredda! Abbastanza sì, dai, però... Io l'avevo detto! Un paio di possibilità. L'avevo letto alle mie compagne che ridevano! Cos'è successo? Cos'è cambiato? Come nella più bella delle storie, quando inizia a andare bene poi c'è un calo. Però manca ancora 30 tiri, sei ancora sotto la metà. Posso chiedere una cosa? Sì. Io il ruolo non lo so, che ruolo fai? Difensore centrale. Difensore, cioè sì. Quindi te difensore centrale ma batti rigori, che sì. Personalità, capitano, mamma mia. Sì, diciamo mamma che mia. È un anno che mi va bene, mettiamola così. Ma hai segnato quest'anno? Sì, 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 ho segnato 4 gol. 4 gol? Sì, 3 su rigore diciamo e uno sempre su punizione, poi dopo respinto. Punizione? No, punizione, su una punizione di un'altra ragazza e poi dopo sono andata lì, ho messo il sinistro facile. Vabbè, diciamo. Dai, a rapacinare la Karim Benzema. Sì. E su quante partite? Su è lunga perché ne abbiamo fatte 18 più 19, 20, 21, 22, 20,
T2. Beh, signori, però 4 gol da difensore centrale da prendere al fantacalcio assolutamente. Signori, alla prossima sfida. L'avevo letto però, non mollare. Assolutamente, ma adesso è la strada lunga, Prego. Signori, una volta casco, una volta, poi apprendo e imparo. Bello questo. Sì, toglie la ragnatela. Oh! È qua. Para qua. L'urlo di disperazione verso il cielo. Vabbè. Wow, non ci credo. Oh! È qua ancora. E questa è buona. No! Palo non è gol! Traversa non è gol! Di sorriso amaro! Parte Giulia! Ma che gol! Signori! Cade nell'incubo! Cade nell'incubo! Questa è rigore per la permanenza! Bello. Eccolo lì! Per la permanenza in A. Io sono un personaggio che arriva dalla strada, no? Ok? A me viene questa domanda che mi viene spontanea. Ti è capitato di andare in giro senza allenamenti in generale e andare a giocare con chiunque trovassi per strada? Beh sì, diciamo che io ho iniziato così. Ottimo. Qualsiasi pallone c'era in giro, anche ieri in un parco ho visto un pallone, mi è venuto l'istinto di andarlo a calciare anche senza nessuno, però un pallone così è proprio il segnale che questa è una passione, penso proprio. Ottimo, questa è la passione. Classe 93, non si spegne la passione. Eh no, mai. Non si spegne la passione. Infatti volevo chiedere, ma com'è? Cioè andare da un maschio e dirgli oh, io voglio giocare, e poi sinceramente sei molto più forte di molta gente che... È sempre così, all'inizio c'è un po' di mettiamo discriminazione, no? Sull'affrontare magari una donna che gioca a calcio. A volte uno dice ma va, è uno sport da uomini, ecco. E poi ti presenti te che giochi in Serie A e la gente non lo sa. Certo, è così, ma questo mi era capitato anche quando ero all'elementare. Intervallo, si giocava, squadre. Prime volte ero l'ultima a essere scelta. Seconda volta capitano della squadra. Signori, questa è storia, questa è storia. E poi dopo i ragazzi ti volevano tutti squadre perché eri la più forte. Quindi all'inizio, poi dopo... vedi, la discriminazione è solo è un preconcetto, certo, perché poi dopo certo. Quando capisci che stiamo giocando a calcio e io ero forte come loro, anzi magari di più, ti sceglievano subito, quindi certo. Non c'è proprio certo. E tu con i fatti proprio... hai dimostrato quello che loro con pregiudizio sbagliavano. Assolutamente sì. Comunque complimenti, e adesso però il problema è che se mancano dai 30 ai 40 è successo un bel danno. Molto, signori, è successo un bel danno. Perché io discriminazione non ne faccio, tra tutti uguali. Bisogna l'ho già detto parecchie volte, quindi mi devo ti tocca beccarti me. Non preoccuparti. Buona! Bene! Buono. Sì. Oh, due volte! Due volte! Ma la prendi! Quasi in Serie A! Nipote, è colpa tua se puoi farlo! Potere tutto fare! Questo è eccezionale! Questo è eccezionale! Mettila lì! E stavolta! Lento! Ci arriva anche basso! Bello! Hai cominciato bene! Traversa ancora, che incombe! Che incombe! Questo non ce l'ha previsto nessuno! Ma una challenge senza traverse? Ma comunque esiste la traversa! Questa volta ancora! Amo dire di sinistro! Miracolo ancora! Bravo, complimenti! Signori! Anch'io ho i miei record da difendere! Bello! Ma che c'è un problema che poi mi incazzo e proprio io, cioè non finisco proprio l'allenamento con gli altri. Non ti preoccupare, mancano altri 10, non ti preoccupare. Se riesco a fargli fare 3 errori, cioè soltanto 3 gol. Meno di te? Ah, no. Lui l'ha fatta sta challenge con un altro portiere. Quanto hai fatto? 29. Devi far più di lui, ti prego. Devi fare 8 gol. Vediamo. Non lo so, nulla. Dai, capitano, mi raccomando. Signori, nulla è certo. Chiamo la carica, cioè chi ha anche abbandonato la tribuna? No. Amo a 30. 30 significa 9 gol. E ora è decisivo, in quest'ultimo potresti fare 10 gol e essere eclatante, superare davvero tanta gente. Potresti farne molto pochi e arrivare ultima, potresti essere invece a combattere nel superare. Infatti appena superi i tocchi 26-27 inizia già a superare 4-5 persone, 6 persone, quindi dai. È importante, sono importantissimi questi tiri qua. Proviamoci. Signore, è stato un piacere. Tutto mio, bravissimo. Io l'ho letto, non mollare. Vai, è il nostro, la risata il nostro è never give up. Cazzo! Guarda c'è! Guarda c'è! Allora, facciamo gli altri 8, Giuli! Go! Sì! Go! Ah, è arrivato bellissimo!
toccata, eh? L'ho toccata traversa, mi è rimbalzata sul braccio e torna indietro. E ci arrivo, e ci arrivo, siamo ancora in vita. E andiamo. D'ignoranza, Giulì, d'ignoranza. Bello, 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 bello. E stavolta non teniamo conto del palo. Non teniamo conto del palo, l'ispirazione. Le mani sul volto anche di Perico, che si gratta la palla in corno. E niente, non si raggiunge Ragnar. E stavolta c'è. Andiamo, andiamo. Chiudiamo bene, Giulì! Signori, si chiude! Certo, posso muovermi prima! Grandissimo! Grazie. Grandissimo, grazie di aver partecipato! Com'è stata la 50 rigori? Lunga! Lunga? Fide! No, impegnativa, ma molto, molto bella! Molto ottimo. Bella! Sì. Psicologicamente, come bellissimo. Pensavi fosse? No, pensavo peggio, Alla fine non sono una che si fa distrarre o intimorire, però sei molto bravo a farlo, E l'ha fatta, ma ecco, sì, qua, sì, le compagne. Sì. Abbiamo pronosticato chi è che aveva detto 45. Fare la sfida contro te, che è un peperino, te lo giuro. Beh, dai, com'è andata? No, è andata bene. Di merda. Che non si è. No, ragazzi, vi lascio qui in descrizione tutti i profili Instagram delle ragazze, anche di DJ Pota. Purtroppo c'è anche lui. Detto questo, signori, l'obiettivo era 35, sono riuscito a vincerlo. Quanto hai fatto? Non lo so. 27. No, con Jackson, con Jackson, con Jackson nell'oblio. Però non è arrivato ultimo. Detto questo, signori, come woman. Non farla urlare, non urla oggi, no, perché finisce i video di Ragnar, chi finisce i video di Ragnar deve urlare in telecamera. Alla telecamera, visto come ho fatto io. Urlo io per lei, No, vai là, vai là. Posso chiederti una cosa? Attenzione, momento di colpo di scena. Devo chiederti una cosa. Quando il prossimo gol che fai, mi puoi fare l'esultanza così? Perché è la mia? Ricordati però, Promessa. Promessa, speriamo di farlo però. Quinto gol in campionato. Ti vengo a vedere io, tu fai gol. Okay. Signori, l'ultima volta che siamo andati a vederle, lei ha segnato. Ma lei è stata allora segnata. Devi venire sempre. Ma io l'ho taggata forse al gol. Sì, l'hai taggata. Ho capito chi sei. Sono passati almeno eravamo all'inizio. Ha capito adesso. Alla fine, dopo, viene tardi che mai. Detto questo, Fiorizzon, prego, urla alla telecamera. No, di. Urla alla telecamera? Vai. Forza Como! Oh, oh.